posso che constatare per la seconda volta con sommo dispiacere quanto ci dimentichiamo subito del valore del lavoro che noi facciamo. Noi praticamente è come se svuotiamo una barca piena d'acqua e tre secondi dopo piantiamo dentro un palo a sfondarne il fondo e riempiamo di nuovo l'acqua. E l'acqua non è a caso, perché l'acqua ha a che fare con l'onda emotiva. Mi riferisco al fatto, se non si è capito, che terminato il lavoro, cioè non abbiamo fatto l'obbligatorio, perché altrimenti avrebbe smosso la matrice, il movimento. Guardate che quando dice matrice è un problema di come capite voi le parole. Vedo che continuiamo a non stabilizzarci. Quando parla di matrice sta parlando del fatto che l'atmosfera, ve l'ho già detto l'altra volta, iniziamo a imparare a ascoltare prima con le orecchie. L'aria si può muovere in tanti modi. Quando si fa quel tipo di lavoro lì, dicevo, non abbiamo fatto l'obbligatorio, primo, obbligatorio proprio per evitare di interrompere questo flusso che si era prodotto. Le domande cretine le sapete fare, come chiedere qual è l'energia che si sposta, invece di imparare ad ascoltarla. E quando l'esercizio finisce e la raccomandazione è evidente di mantenere la vibrazione acquisita, la tranquillità, la calma interiore, iniziamo a spostare le sedie come dei portuali. Parliamo fra di noi e buttiamo tutto all'aria. Questo è come, usando il simbolo della matrice, questo è i birilli del Buring, che si è lavorato mezz'ora buona a metterli in fila e poi con un colpo solo li buttiamo giù. Questa cosa è una modalità ovviamente della mente umana alterata. È a causa di questo che noi non riusciamo veramente mai a raccapezzarci nella vita, perché c'è costantemente un caos. Ma il caos dobbiamo capire dove sta. Bene, prima di continuare vi devo fare un annuncio, in realtà, prima che mi dimentico. Il 22 febbraio, che è una domenica, facciamo una giornata tutta sul senso biologico, le leggi biologiche, ma approfondita, cioè non è un'introduzione. Approfondiamo un attimino di più tutto il discorso sulla biologia. Vi ricordate, no? Psico, bio, fisica. Noi ci interessiamo e integriamo la conoscenza che abbiamo con il lavoro che ha fatto il dottor Amel. Quindi il 22 febbraio qua, quindi lo dico bene perché non vorrei che si verifichi che si inizia a telefonare alla IABOC, perché questa volta chiudo il corso, chiudo gli incontri, tutto chiudo, perché puntualmente vengo redarguito dall'organizzazione perché le persone telefonano alla IABOC, che ci affitta solo lo spazio, non sa nulla delle attività che facciamo qua, per esempio al mercoledì. Quindi è inutile che telefonate lì, aprite bene le orecchie e vi segnate via Europa numero 3, San Donato Milanese, sarà 20.097, San Donato Milanese, ore 9 a.m. finisce, 9.30, 18.30, perfetto, 9.30 a.m. 18.30 p.m. facciamo una giornata di lavoro su questo.
ovviamente minimo che i partecipanti delle attività del mercoledì si presentino, minimo, perché è parte integrante del lavoro che facciamo. Se no è inutile che dopo mi chiedete, ma c'è un altro gruppo che lavora, possiamo integrarci, andare, vogliamo fare i lavori, quando poi si cerca di fare qualcosa che va un po' al di là degli incontri che facciamo il mercoledì e non si vede nessuno, perché? Perché è domenica. E quindi la domenica, come ben sappiamo, andate a fare la spesa. E quindi non arriva nessuno. Lo ripetiamo, faremo anche, vediamo di fare l'evento anche su Facebook e tutto il resto. Ah, ovviamente non è come funziona di solito, ma è offerta libera, nel senso che non c'è il costo, perché come ben sapete facciamo qua un po' di revolution. Ci sono delle cose che sono fondamentali per la vita delle persone. Se uno non capisce, ignora come funziona, non c'è altro che può essere fatto. E quindi, essendo un bene comune, quello di capire un attimino di più come funzioniamo, è evidente che si necessita un approccio di questo tipo, cioè libero. Ah, non si scancella questa cosa. Qui, prova. No. Allora, mi riaggancio un po' a quello che stavo dicendo prima, riferitamente a, se ci sono eventuali domande abbiamo tutto il tempo, 22 febbraio, ore 9:30 del mattino qua. Allora, stavo dicendo, gente, voi li dovete buttare a mare sti convenevoli. È ora di finirla con queste cagate dell'educazione, del mondo. Ma è possibile che non riusciamo a capire che siamo indotti a tutta una serie di comportamenti? Vengo e mi spiego. Abbiamo fatto un lavoro, sappiamo che ci si trova qua per fare queste cose, per cercare di andare a guantare una sostanza un po' più profonda delle robe. Perché dobbiamo ricadere poi sempre nelle stesse dinamiche? Ehi, ciao, quanto tempo, come stai, come non stai? A salutarci inutilmente, a perdere del tempo grasso. Finito un lavoro, parlo in generale di cose che ho visto nel momento in cui è finito il lavoro. Non serve, cioè quella cosa lì, ma non ve lo deve spiegare la persona, uno lo deve sentire alla fine di quel lavoro che c'è, che è successo qualcosa, che nella sua percezione è intervenuto un elemento che per comodità chiamiamo preghiera. Se no, non lo collegate mai, cioè ricordatevi che il problema di fondo è la parola. Sempre lì siamo. Filippo, nel suo Vangelo, chiarisce perfettamente qual è il meccanismo che altera e frega l'uomo. Ed è il... Caspita, non so, ve lo rileggo. Per fortuna stasera l'ho sopportato. Poi vediamo se lo trovo. Allora, i nomi dati alle cose terrestri racchiudono una grande illusione. Infatti, distolgono il cuore da ciò che è consistente, per volgerlo a ciò che non è consistente. Così chi ode Dio e non afferra ciò che è consistente, ma afferra ciò che non è consistente. Ecco, c'è il buco. Allo stesso modo è con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
con la vita, la luce e la risurrezione, con la Chiesa e con tutte le altre cose. Non si afferra ciò che è consistente, ma ciò che è, che non è consistente, a meno che non si sia arrivati a conoscere ciò che è consistente. Allora, quindi, se da parte qua c'è qualcosa di inconsistente e qui c'è qualcosa che ha consistenza, si capisce cos'è la consistenza? O dobbiamo scendere anche nel dettaglio di questa parola? Qualcosa che è percepito profondamente, cioè dall'intera presenza di un individuo, nella presenza generale, afferma Gurdjieff, proprio per quella cosa lì, è interessante per quello. Allora, quello che dobbiamo capire è che il problema non è solo a livello... Allora, il problema cognitivo, se da una parte... Cioè l'illusione è a vari livelli. Il primo livello è quello sul quale abbiamo lavorato molto spesso in questo periodo, in questi anni direi, a questo punto, relativamente alle credenze. Cioè quello che io credo o non credo, il modo con cui io mi descrivo la realtà. E questa è una modalità. Riesco a farmi capire? Cioè, faccio un esempio così ci capiamo. Se io parlo di biologia, senso biologico, di macchina umana, che è ancora sempre lo stesso meccanismo, se parlo di psicobiofisica, allora esiste una descrizione della biologia, cioè stiamo parlando di fondo di corpo fisico. Relativamente all'idea di corpo fisico, il sistema, e per sistema intendo dire esclusivamente il mondo nel quale noi ci sviluppiamo, nasciamo e quindi dal quale riceviamo tutta una serie di informazioni che vanno a fissarsi per sempre nella nostra presenza generale. E da lì in avanti, se non intervengono elementi di novità, noi perpetreremo quelle idee o quella concezione, chiamiamola un po' come volete, per il perdurare di tutta la mia esistenza. Del corpo fisico che cosa sappiamo? Ne so, che i polmoni respirano, che dalla bocca entra il cibo, mangia, viene digerito, fino a qui poche cose, che gli occhi vedono e già. Due domande, siamo sicuri che l'occhio vede, che l'orecchio sente, che il naso snasa, e tutta una serie di... E già entriamo in una certa situazione. Del corpo che cosa sappiamo anche? Per esempio, che se io ho la febbre sono malato. Quindi al corpo associamo due parole che sono malattia e quindi la sua opposta guarigione. Questo è una concezione. E attraverso lo studio di altre, di altre idee, di un'altra visione, quindi nel caso specifico del senso biologico, delle scoperte di Hammer e il lavoro di Todeschini, però stiamo in questa cosa più che altro, iniziamo a capire che in realtà, per esempio, la febbre non è malattia, la temperatura non è qualcosa da combattere con un mitragliatore, da abbassare, che ne so, la tachipirina e devi... No, capiamo, o almeno l'idea nuova, quindi a livello di descrizione della cosa, l'evento è quello, io inizio a descrivermelo in modo completamente diverso. Secondo un'altra concezione, per cui... Il caldo serve al corpo per trasformare, perché c'è stata una tensione, un momento di forte, come dire, intensa attivazione, quello che viene chiamato simpaticotonia, e a un certo punto, rientrato l'allarme, tutti quei sistemi, perché non è che si attiva tutto il corpo, si attivano alcuni sistemi, inteso come organi e apparati vari, si attivano in accordo alla circostanza fuori, cioè non è che si attiva tutto,
dipende da quello che sta accadendo, come lo interpreto e quella cosa come va a rispondere. Che ne so, sento, no? Per quello c'è il collegamento del vissuto con poi la risposta biologica sensata. Che ne so, proviamo a fare un esempio. Mi si gonfia la gola perché non mando giù, o lo devo mandare giù sto boccone amaro, o lo devo sputare fuori in una situazione lavorativa, capite? Evento esterno viene collegato a una risposta biologica sensata. Quando tutta questa situazione tensiva, di tensione, di massa conflittuale va a risolversi, che si risolve da sola, entro in quella fase che viene chiamata di riparazione. E lì il corpo ha necessità di produrre calore, quindi la febbre, e in quel senso arriva. Capite che è una visione completamente stravolta dell'idea di malattia. Malattia, brutto, cattivo, tachipirina, perché a questa cosa si collega? Le due ore di tennis che salti e non puoi andare a lavorare, e quindi il capo ufficio si arrabbia, questo e quell'altro, la birra con gli amici, tutta una serie di altre cose. Capisci che poi da una concezione riesco a farvi vedere come poi la modalità con cui veniamo educati va a influire su molte altre sfere. Qua ci vorrebbe anche qua una lavagna che prosegue, così da qua posso andare oltre avanti a descrivere, però lo capite da soli, immaginatelo che lo stiamo dipingendo. Questa cosa, quindi, semplicemente una parola, per come viene descritta, crea tutta una linea di comportamento e di pensiero logico, di associazione di cose. Un'altra concezione trasforma completamente il problema. Ognuno poi vedrà quale trova più sensato e, come dire, più attinente alla realtà dei fatti. Io ovviamente sapete che predilico di più pensare in tutt'altro sistema, cioè che là fuori ci sono movimenti di etere, questi movimenti urtano i miei organi di senso e soltanto a livello della mia comprensione, cioè di ciò che io sono, si va a produrre una sensazione che a un certo punto andrò a interpretare in un modo piuttosto che in un altro. Le conseguenze di come interpreterò quella situazione, quell'evento, si rifletteranno inevitabilmente in un qualche tipo di risposta nel mio corpo. Ma questo non significa, perché poi è molto interessante, allora aggiungiamo un po' di parole. Impressioni. Che cos'è un'impressione? Facciamo un esempio, è il proiettile di Matrix. Quando Neo alla fine del film, no, c'è quello che gli spara e lui ferma le pallottole. Fermare le pallottole significa che, allora, cosa succede? L'individuo, che sei te, è intento a progettare. Mentre lui è tutto preso a progettare la sua vita, a fare i conti della serva, del mutuo, di quello che deve comprare, a tirare 2 centesimi da una parte perché così manda il figlio alla scuola e gli regala lo smartphone, tutti questi cazzi che fate voi, io non riesco più a starvi dietro. Mentre intento a fare tutte queste cose, quindi identificato nella sua idea di vita, quindi per certi versi completamente isolato dalla realtà, avete il senso del vivere addormentati, la vita continua invece fuori di lui a agire, muoversi, agitarsi, e di quando in quando delle impressioni lo urtano. Se le impressioni sono deboli, questo quasi quasi manco se ne è accorto. Quando l'impressione si fa abbastanza interessante da chiamargli l'attenzione, capite? Come se all'improvviso questo è tutto identificato, boom, gli arriva una botta e dice: ma che è? Aspetta un attimo, ma che sta succedendo qua fuori? Cioè, finché non scoppiano le granate qua, la gente non aprirà mai più gli occhi. E allora quella cosa, noi diciamo che l'impressione ha colpito la nostra coscienza. Ma anche qua, dicevo prima della matrice, le parole, il significato delle cose,
E questo è un altro. Allora, primo livello, facciamo così. Primo livello, descrizione. Secondo livello, funzione. Terzo livello, chiamiamolo Filippo, che era lì che vorrei andare a parlare, ma prima che ci arrivo, la vedo un po' tortuosa stasera. Vediamo se ci arriviamo. No, ci arriviamo. Allora, altra questione. Quindi abbiamo detto la descrizione, malattia significa tutto quello che è, temperatura, febbre significa malattia e tutta una serie di cose, febbre significa riparazione, tutta una serie di altre cose. Questa è una maniera legata alla descrizione dell'idea, con l'assunto, qualcuno li chiama assunti. E gli assunti, da un certo punto di vista, gli assunti, come dire, se noi li descriviamo, li pensiamo, gli assunti li possiamo assumere, assorbire a livello intellettuale come concetti, ma possono essere in qualche modo assunti. La parte più complicata è vedere invece come lavora tutto il resto, perché non è a quel livello lì intellettuale dove io posso costruire una descrizione, quindi utilizzare soltanto la funzione logico-razionale, ma devo già iniziare a mettere in gioco altre qualità, capacità di attenzione, di osservazione, colpo d'occhio, presenza. Che cos'è la coscienza? Che cos'è la coscienza? Prendere in conto. Va bene? Intelligenza. Qualcuno, mi state facendo venire già il mal di pancia. Non siete un cazzo convincenti, non siete capaci di convincere voi stessi e pensate e volete convincermi a me. Sì, sono tutte giuste, ma vedi, il punto è proprio quello, che rimangono tutte a livello di assunti. Io ti ho detto che cos'è, ma te non lo colleghi a un'esperienza che fai. Problema Filippo, capito? Per quello servono le spiegazioni, ma la spiegazione serve a farti collegare la parola a quello che ha consistenza, perché per lo più la maggior parte di voi ne ha già fatto esperienza, ma non lo coglie. Capite il senso di quello che avevo finito di leggere prima? Vediamo se lo ritrovo. La capacità di scoprire. Come, scusi? La capacità di scoprire. Ma non so, ma voi vi collegate al mondo prima di parlare. Dunque, quando dice qua, non si afferra ciò che è consistente ma ciò che non è consistente, a meno che si sia arrivati a conoscere ciò che è consistente. Per la maggior parte di noi questa cosa in realtà è latente, non collegate, anche solo il problema di collegare, non c'è il collegamento. Ma per la maggior parte c'è quello. La coscienza di per sé non esiste se rimaniamo nella descrizione che ci dà il mondo della coscienza, perché la separa dall'individuo. E quindi per noi la coscienza è qualcosa di circoscritto, che cazzo ne so, un cerchio. Come quando diciamo anima e disegniamo le nuvolette o i cuoricini. O quando quello dice il cuore, distoglie l'attenzione dal cuore, dice in questo passaggio, c'è un passaggio dove dice questo, lo leggiamo, i nomi dati alle cose terrestri racchiudono una grande illusione, infatti distolgono il cuore da ciò che è consistente. Chi è il cuore? In ognuno di noi con la parola cuore compare questa cosettina qui, tanto carina, cuoricino. Cipo cipo, miau miau. Il cuore è il centro delle cose, non c'entra niente né con l'organo né con il cuoricino triste che fa solo il vetro. C'entra con il centro della cosa, che quindi non ha nessuna forma. Come la coscienza non ha nessuna forma,
ma noi, a causa di come siamo stati educati, tendiamo a dare forme a tutto, tutto ciò che, quindi tutte le parole per noi in qualche modo devono andare a indicare un qualche tipo di forma. Ma in realtà di per sé la coscienza non esiste, esiste una persona che è identificata, capite? Esiste la funzione o azione. Esiste la persona che è identificata in tutta una serie di attività, a iniziare da quella mentale del programmarsi la vita, a finire proprio col fatto di anche essere impegnato materialmente nel realizzare quel programma che si è prefissato di portare avanti, dimenticandosi di tutto quello che sta intorno. Capite perché il tizio ribadisce il concetto del ricordo di sé o parla di coscienza addormentata? Non c'è nessuna coscienza che deve, e quindi capite da soli che chiunque parli di risvegliare la coscienza sta dicendo cagate. Perché non c'è nessuna coscienza da risvegliare, semmai c'è da fargli un crocchino a questo qui che è tutto impegnato a fare le cose e non si accorge. Allora tu continui a urtargli, a urtarlo fino a quando un giorno dici: oh, ma basta, ma chi è qua? Mamma mia, ma che è successo? E il tizio alza la testa e scopre quello che fino ad allora non aveva ancora visto. Quell'esperienza la chiamiamo coscienza, per comodità, ma è il centro di tutto, è sempre l'individuo, cioè non c'è come non ci sono i molti io. Altro concetto pericolosissimo che ogni tanto circola. I molti io, la persona non manca di unità. Perché? Perché c'è un io che vuole fare una cosa, un io che vuole... Ma quello è un concetto per aiutarti a fare dei ragionamenti e crescere. Se tu lo prendi alla lettera, sei convinto veramente che qua dentro c'è un botto di gente. Poi te credo che vai in giro e vuoi farti esorcizzare, sei convinto di essere posseduto. Ma sei posseduto solo dal mare di cazzate che ti sei costruito da solo, capisci? Ragazzi, qua fate tutto da soli, cioè vi fottete con le vostre stesse mani, cercate di frenarla quell'attività lì, perché va un po' messo ordine, capite? La casa disordinata va rimessa, quel caos va un po' riportato. È per quello che capire, sentire, percepire meglio il sottile, quindi accorgersi quando sono entrato in quello stato che noi chiamiamo di preghiera, ma che nulla a che vedere con il vostro concetto, con la concezione di preghiera. Per noi, in realtà, dal nostro punto di vista, la preghiera, come è concepita, diciamo comunemente, è più una litania. Non c'entra con uno stato particolare, percettivo, d'ascolto. Capite? State ascoltando le parole che uso, percezione, ascolto, sono tutte parole, capisci, che evocano altri scenari. Allora dicevo, allora magari capiamo anche cos'è una DHS. Conoscete questo concetto? Se non lo conoscete, il 22 febbraio, ore 9:30 del mattino, qua in Europa numero 3, c'è un incontro sulle leggi biologiche. Lo shock inaspettato, cioè lo shock, l'evento inaspettato che accade, ma perché è inaspettato? Se il tizio è tutto preso a pensare a mille altre cose invece che vivere, diventa inaspettato. Se vive quello che deve vivere, non è mai inaspettato, è parte integrante dell'esistenza. Ma essendosi l'essere umano molto allontanato dalla vita, capite qual è il senso dell'allontanamento da Dio? La vita uguale Dio. Noi siamo parte integrante della natura che ha creato tutte le forme di vita su questo pianeta, quindi è Dio. Non è sulle nuvole, è tutta intorno, è come Vodafone. È tutta intorno a te. Se si muove in un certo modo gli diamo un valore maschile, quindi diventa Dio. Se si muove in un altro modo, più rotondo, gli diamo una...
valore femminile, la chiamiamo la madre, ma è sempre la stessa vita. Infatti, bellissimo, nella tradizione hindu c'è un passaggio dove dice: avendo pervaso l'universo come un frammento di me, io permango. Quel frammento è la vita stessa. E quindi, quando è attivo, è maschile. Quando è, come dire, gestativo, cioè sta creando, però interno, è femminile. Tutto qua. Ma è perché, e ricordatevi sempre che questo, non esiste niente di quello che diciamo, perché il linguaggio l'abbiamo inventato noi. Esiste quello che c'è, non il linguaggio. Il linguaggio è, ha la sua utilità per comunicare delle cose, o meglio, avrebbe dovuto avere quell'utilità. Se diventa un modo per evadere, perché poi di fondo è quello, identifico nei miei pensieri, nelle mie riflessioni, capite perché ci sta quella cosa del riflettere? Perché me la racconto da solo, metto lì un altro, tu parli tutto il giorno da solo nella testa, ti sei accorto? Vi siete accorti che parlate da soli? Non c'è quell'altro lì con cui parlate dentro, non ci sono i molti io, dicevo prima, quest'altro concetto pazzesco, perché? Perché la parola molti, io, va a parare qua, in questo vecchio sistema. Se io non riesco a farti fare degli altri ragionamenti e spiegarti che non vuol dire, che vuol dire soltanto che la stessa entità, cioè che sei te, l'ente, entità, capite queste parole cosa significa? L'entità, il soggetto o oggetto, cioè comunque una cosa che ha una sua manifestazione, è riconducibile a un unico centro o cuore. Tu hai tutta una serie di ragionamenti che sono riconducibili al cuore, che sei te. Il sé, il famoso sé, è il cuore. Si usa il sé per non usare la parola io, perché il sé rimane indeterminato, proprio perché questa parte che noi siamo è molto, in quel senso, immateriale. Non ha forma. Si realizza la percezione, il cuore della percezione, capite? Sei sempre te. La psiche è sei te. L'anima è sei te. Quindi lo stesso ente assume toni differenti. Quei toni differenti, quindi la stessa entità, può variare perché è viva. Semplicemente perché è viva, può variare, e quelle variazioni per comodità le chiamiamo molti io. Non c'è, capite? Perché sennò qua andiamo a compartimenti stagni. Allora chi è che sta parlando? Qual è io, eh? Scusi, qual è la sua carta d'identità, il documento? Ma voi ce l'avete unito. Gente, state attenti perché vi ricoverano. Già siete un po' preoccupanti così. Vedete di sfoltirvi veramente, andate dal barbiere e sfoltitevi i capelli, ma non quelli fisici, ma i capelli inteso come quelle antenne recettive di cazzate. Smorzatele un po'. Provate a ricondurre veramente un po' le cose al cuore, al centro della vostra vita. Fatevi, aiutatevi con le domande. Mettetevi ogni tanto un po' in crisi. Vedi, qua la parola crisi, brutto, no, mettiti un po' in crisi, stoppati un secondo e dici: che cazzo sto combinando? Dove minchia sta andando questa vita? Ci sto capendo più un cazzo. Ma mettiti in crisi, perché se ti metti in crisi qualcosa può iniziare a realizzarsi, a muoversi. Se non ti metti in crisi e vai avanti con le certezze, dopo un po', no, beh, si procede, perché in realtà si procede, capisci? È lì, è un ciclo, e quindi tu procedi, ma non capisco come mai mi succedono sempre le stesse cose. Sclerotizia, amico, binari, si chiamano così, binari. Stavamo dicendo l'evento inaspettato che colpisce la persona. Se vi ricordate Anna, quando è venuta a parlarvi del viaggio dell'eroe, questa cosa si chiama Agalaz.
la grandine ti distrugge tutto, ti costringe ad andare in crisi. Capisci? Allora voi dovete capire, dovete, fate un po' il cazzo che volete. Però ragazzi, io ve lo dico proprio dal cuore, quello che voi pensate non è quello che voi avete in mente di fare. Tenetelo bene ad occhio, perché la parte vera di voi non ha per il cazzo di fare le cose che voi pensate di voler fare. Perché quello che pensate di voler fare è stato indotto. Quindi c'è una parte che è veramente condizionata, programmata, indotto. E ha molto poco a che vedere con quello che veramente avete per i coglioni da fare. E se non fate un po' di calma e chiarezza lì dentro, non capite. Per quello è utile essere in crisi, perché così cominci a accorgerti che... Questo qui è il programma, ragazzi. Quante volte ve l'ho detto? Il cronoprogramma. E te l'hanno impresso a sangue. Ma c'è una parte di te che non ci sta. Se no non verreste qui. Se foste d'accordo con quel cronoprogramma, che cazzo venite a fare a spendere tempo il mercoledì sera, fa freddo, forse stanotte nevica pure, farete degli incidenti, delle cose brutte. E chi ve lo fa fare? Perché qualcosa intuisce che le cose non stanno andando come volete. Faccio un esempio, così lo capiamo meglio. Proprio su una cosa su cui ho dovuto lavorare ultimamente, che è fumare. Sfumazzavo un po' di tempo fa e poi ho detto basta, sto cosa qua. No. Però, capisci, come tutte le cose, è bene capire bene, studiarsela bene, prima di togliersela dai piedi una roba, prima che continui a lavorarti lo stesso nella testa. E infatti il problema di fondo, parlo adesso di questo, ma usatelo come analogia corrispondenza perché funziona con tutto. E lì il click, l'inghippo fondamentale per arrivare a cogliere alcuni aspetti è stato questa cosa qua, che poi mi sono ricordato che l'avevo anche già letto, però non importa. La convinzione di colui che fuma è quella di non poter smettere perché è dipendente. Cioè, comincia a, se non fuma si sente male, come se fosse un drogato. Cioè, c'è la convinzione che a livello fisico, se smette, gli va a mancare qualcosa. È come se, capisci, è la droga, entro, vado a rota. Mi seguite? Qua ce n'è gente che fuma? No. Sì. Vabbè. Comunque funziona così. Ma quello funziona, è uguale lo stesso al cibo, io non posso fare a meno della carne, no? Il tizio che inizia a fare il vegetariano dopo un po' molla perché dice no, io dico, mi sto sentendo male perché il mio corpo, adesso ormai io sono metabolizzato, ho l'astinenza da carne, c'è la crisi d'astinenza da carne. Queste convinzioni qua biologiche vengono sfatate in un colpo e mezzo perché tu tutta la notte dormi e dormi, minchia come dormi, dormi e non senti, non vieni svegliato improvvisamente nel pieno del sonno da una crisi d'astinenza di nicotina. Cioè te la dormi proprio liscio liscio bello tutta la notte e la mattina ti svegli e non ce n'hai neanche tanto per il cazzo di fumare, a meno che non inizia, si innesca il pensiero. È un pensiero del fumo, non è il bisogno fisico, è un pensiero che attiva ovviamente tutta una serie di condizioni a quel punto, ovvio, pensiero, risposta del corpo, biologico, sensata. Comincio a creare ansia, stress, sono convinto che quell'ansia lì me la tolgo se fumo e inizio a fumare. In realtà l'ansia che tu ti sparisce proprio perché per un attimo riporti su il livello della nicotina. Però ripeto, è una roba bassa, bassa, superabile. Ve lo dico perché sperimentato è così. E allora dov'è il problema mastodontico a non fumare e quindi a smettere di fumare, che è impossibile mollare tutto quanto? Lasciamo stare quelli che dicono no, a me mi piace fumare, è una figata, perché devo smettere? Cazzi vuoi. Però mettiamo anche quello che
Cena per. Sei stato indotto a fumare. Ragazzi, a nessuno di noi gli sarebbe mai passato per la minchia di accendersi una sigaretta. Mai. Campassi tu 5.000 anni, non ti sarebbe mai passato per i coglioni di inventarti una vaccata come la sigaretta. Lo riesci a capire o no? Te saresti inventato di tutto, te ne saresti andato in giro con le carrube nelle orecchie, ma prima che da solo, spontaneamente, iniziassi a pensarti di farti inventare una cosa come la sigaretta e fumartela, passavano secoli. Sei stato indotto, è stato fatto tutto un lavaggio del cervello tale per cui è stata costruita una concezione del fumo, della sigaretta, che va a fare tutta una serie di cose, perché di fondo io te la dovevo vendere. Mercato, profitto, guadagno, corporation, grandi, case, farmaceutiche, tutto. Un business che non finisce più, perché la sigaretta si fa ammalare. Dopo più malati ci sono e più c'è business nella medicina. È tutto magna magna generale, diceva il tizio, così. Però di fondo sei stato indotto, a te non ti sarebbe passato mai per l'anticamera del cervello di farlo. Riesco a farvi capire? Se lo sposti su un mare di altre situazioni della tua vita, capisci che il più di quello che fai non l'hai neanche scelto. Sei stato indotto a farlo. Quell'induzione è quello che per comodità tempo fa chiamavo le influenze del sistema nel quale ti trovi a nascere. Problema dove sta? Che purtroppo, perché qui si scontrano proprio tan tan così i complottisti, che la compagnia di tabacco, come la corporation, che ne so, che va in Sud America e fa gli accordi coi governi affinché non possano, che i campesini vengano multati o messi in galera se raccolgono l'acqua piovana, perché devono comprare l'acqua dall'acquedotto, perché quella è una multinazionale americana del cazzo che va lì a purificare le acque e chissà che schifo ci va a mettere, e questi, siccome raccolgono le acque piovana, gli proibiscono di raccogliere l'acqua piovana. Con le buone e cattive maniere, perché poi lì la legalità si sposta. Uno dice, pensa al governo del mondo, e lo squallore è che in realtà siamo ancora proprio base. Cioè, se questa è la nostra piramide, non c'entra niente, ve l'ho già detto, in cima non c'è nessuno, questa è Cassandra Crossi, nel treno va e andrà a schiantarsi per cazzi suoi, perché è stato lì, è stato avviato molti secoli fa. Anche questi che vendono, fanno, non c'è il secondo fine, cioè non c'è il controlliamo le masse, non gli passa per i coglioni, a questi qua gli passa solo che devono vendere, perché gli è entrato nella testa tutto il discorso del profitto. Cioè, riesco a farvi capire, perché uno dice, ma che ce ne frega a noi del profitto con l'induzione e tutto il resto? C'entra, perché se tu capisci che la maggior parte delle cose che fai in realtà di fondo cazzo non contribuiscono neanche a chissà quale impressionante pensatona, se non quella né più né meno di vendere, profitto, business, tutto lì. La maggior parte di quello che noi facciamo deve solo andare a nutrire e colmare questa idea pazzesca del mercato. Te lavori per comprare cose, lavori per comprare cose, capiscilo, e sei indotto a farlo, sei stato indotto a farlo. Se no, noi, per quello te non c'hai voglia di alzarti la mattina e andare a lavorare, lo vuoi capire o no? Non è che ti rompi i coglioni il lavoro che fai, è che di fondo, come per la sigaretta, se tu avessi avuto la possibilità di scegliere, nemmeno in 5.000 anni saresti andato lì a lavorare. Lo capisci?
che lo fai perché a quel punto c'hai in cambio la carta in tasca per comprarti tutte le cazzate che ti vogliono vendere. Cioè, cazzo, ma sei come l'operaio della Fiat. L'operaio della Fiat lo facevano lavorare tutta la settimana e la domenica gli vendevano la macchina che lui aveva montato. Con le cambiali. È fantastico. Quindi, molto di queste cose nelle quali noi ci andiamo a identificare sono tutte cose indotte. Ci possiamo fare qualcosa? Sì e no. Dipende. Dipende dalla capacità di scioccarti, di riuscire a metterti in crisi. Lo shock. Questo è DHS, Agalaz. Shock addizionale, tutto quello, è quell'impressione che riesce a urtare la persona a un punto tale da svegliarla per un attimo. Le persone normalmente cosa fanno? Nel racconto del viaggio dell'eroe è bellissimo, però proprio per quello, perché Agalaz, che dà la possibilità di aprire un nuovo et, quindi un nuovo cammino di vita, la persona fa di tutto per ritornare nei meandri della sua tranquillità, del sonno che lo porta avanti. E quello è la normalità là fuori, chiamatelo come volete, la cosa comune. Il punto sta che cosa vogliamo farne noi la nostra esistenza. Perché la polvere scorre e fai due bilanci ogni tanto. E questa cosa si collega con quello che vi dicevo prima, quando dicevo guardate che c'è una parte di voi che sta facendo altro, ha per la testa altro, ed è meglio che iniziate ad ascoltarlo, perché quella parte lì è quella che prima o poi fa in modo che la nostra vita venga urtata da catastrofi, perché poi più siamo di coccio, che vuol dire di coccio, più siamo continuamente identificati nelle cose che crediamo siano le cose importanti da fare, e più ovviamente monta l'onda. Dico a grandi linee, e mi sto riferendo ovviamente a chi è che arriva qua, non a chi è che stava fuori, perché chi arriva qua, se sta arrivando, è perché da qualche parte quella voce lì l'ha sentita. Che è una voce che non parla, per quello che lo dice, lo spirito è silenzioso. È una voce che non parla, ma che da qualche parte gli ha iniziato a far venire dei sospetti. E quindi comincia a dire, qua vediamo come metter mano, perché mi sa che mi sto andando a combinare un bel casino nella vita. Non so se riesco a farmi capire. È tipico, standard, il tizio si fa assumere, sta lavorando in un posto, e dopo 6 mesi lo licenzia, va a casa e racconta cazzate, racconta solo cazzate, racconta che il collega ce l'aveva con lui, che quell'altro ce l'aveva con lui, che il capo non lo capiva, che questo e quello e quell'altro, e in realtà di fondo questo, proprio perché non ne ha per i coglioni, perché non l'avrebbe fatto in 5.000 anni quella cosa lì, e quella parte più profonda di lui, ha iniziato a innescare tutta una serie di atteggiamenti che tu stesso non vedi, perché o te ne vai in giro con lo specchio e ti vedi come ti possono vedere gli altri, o non hai idea di quello che stai innescando, ma lo stai innescando, e a un certo punto quello lì si rompe con l'intelligenza. Non ti ha licenziato il tizio, ti sei fatto licenziare, perché hai bisogno di capire delle cose, quindi continuerai a mettere in crisi la tua vita, cercherai continuamente di produrre degli shock per poterci lavorare. La DHS di cui parla Hammer, che va lì, l'evento inaspettato, vissuto come deve essere vissuto, protratto nel tempo, in solitudine, ma perché? Dov'è il punto di tutta la faccenda dell'evento inaspettato? È quando tu te ne fai una ragione, ma fartene una ragione significa che ne comprendi. Allora, da quella cosa tu rientrerai sempre comunque, perché è biologico, senza, cioè
accade così, non c'è niente da fare. Prima o poi il tempo, non lo dicevano i nostri saggi, il tempo guarisce tutte le ferite. Il punto dove sta? Semmai. Quindi, in realtà, che le persone, gli piace oppure no, sono in un percorso di crescita. Perché alla natura gli fotte solo quello. Alla natura, a Dio, gli interessa evolvere. Non gli interessa altro, gli interessa costruire entità sempre più perfette. Non era con voi che ve lo dicevo? Guardate bene la Cappella Sistina, che il tizio, il Dio, c'ha l'ombelico disegnato da Michelangelo. Non a dire che allora Dio è così, capite? Cioè anche lì, sveglia, gente, non è che Michelangelo è la Bibbia, allora siccome l'ha fatto lì Michelangelo, è per far capire un pensiero, una modalità di guardare le cose. Stasera c'è qualcosa nell'aria, ma tanto vi becco. Io d'oro e prima o poi vi becco. Stavo dicendo che la persona, il tempo guarisce tutto, e quindi prima o poi, però il tempo può guarire tutto e te non hai imparato un cazzo, e quindi già capisci che quando parlo di te, che sei il cuore della situazione, mi sto riferendo veramente a questo soggetto, a questa entità, che ognuno di noi è unica e irripetibile. Te, come individuo, è tutta una questione di come tu ti vai a localizzare, dove ti posizioni. Te l'ho già detto, comunemente che succede? Ci pensa la natura, è il senso di logica, è quello. Ci penserà comunque la natura, perché la natura segue una linea evolutiva. O ti elevi o te levi, non è sempre quello il discorso. E quindi c'è poco da fare, segue quella linea lì. L'altra sera mi spiegavano questa cosa, troppo bello. L'ictus secondo Hammer. Figata. Cicatrice. Binario. Vai in conflitto attivo e risolvi. Conflitto attivo e risolvi sempre lo stesso, sempre la stessa dinamica, perché non stai capendo. Ogni volta il tessuto si produce tessuto in più, fino a quando a un certo punto il tessuto è rigido. Crisi epilettoide, perché se non mi capite non importa, così venite il 22 febbraio. Crisi epilettoide, strizzatina, parte. E lì c'è l'ictus, perché il tessuto ormai è rigido, bah, e si spacca. Te la sei programmata da solo la tua fine. Riesco a farti capire. È che se non ci sei tu, e quando dico tu, sto parlando di quello che pensa, dell'essere senziente, di questo fenomeno che si è identificato in un mare di cazzate e non sta guardando più a nulla. Se non a questo falso tornaconto che altro non è che figlio e frutto di questa induzione. Capite perché quello che voglio farvi, dove voglio farvi andare ad arrivare? Che voi difendete delle cose che non vi appartengono neanche, che vi sono state imposte, indotte e sacrificate una parte di voi. Sto usando uno schema, perché sei sempre tu, come fai a essere una parte o un'altra? È per farmi capire, se no non c'è modo di comunicarlo. Quando è una parte e quando è un'altra. Lo riuscite a capire, o almeno a descrivervelo, darvi una spiegazione del significato di questa parola, quando è una parte e quando è un'altra? Cacchio, ve l'ho fatto vedere prima. I molti io non è un'oscillazione. Quando è una parte e quando è un'altra? Quando oscillo qua è una parte, quando è qua è un'altra. Chi è? Sono sempre io. Che cosa fa la differenza? Il peso. La misura. Vi ricordate l'altra volta che vi dicevo peso, misura, numero di vite, che vuol dire l'esperienza? Quello è. Quindi è la vibrazione che tu assumi. Quanto più pesante sei emotivamente, tanto più tenderai a essere invischiato in questo, più te lavorerai a cercare di essere leggero, una vibrazione un po' più elevata. Ma capite il significato adesso di vibrazione più elevata? Se no non si capisce un cazzo. È relativo sempre al concetto di percepito.
te come ti percepisci. E il percepito non è mi guarda allo specchio. Questo oggi. 4 capelli bianchi in più dell'altra settimana. Cioè, che te fai? Ti tieni il numero dei capelli bianchi? È un problema. È il percepito, come mi percepisco, qual è l'umore? Ve lo ricordate? Cioè, io tutti questi concetti ve li ho passati. L'umore. L'umore è l'unità di misura. Come mi percepisco, lì capisco quale parte si sta esprimendo. Ma capite che dal punto di vista delle parole, per parte non si intende che prima c'è una cosa dentro una cassetta, poi la leviamo e ne esce un'altra da un'altra cassetta. È il discorso dei molti io. Sei sempre te che oscilli. Questo è troppo importante, perché tra l'altro, manca a dirlo, qualcuno che si mette a giocare con queste cose individua la persona con l'oscillazione che ha. Qual è la sua frequenza? Qual è la sua emissione? Come influisco nel campo? Chi? Capisci? Chi è che pensa? È lì il punto interessante. Il chi è che pensa? Lascia stare che poi lo traduci in un linguaggio e tutto il resto. Ma il chi è che pensa ha a che fare con tutto il tuo mondo, tutto inizia e finisce dentro di te. E allora se pensi identificato, quindi sei sempre tu che un po' ci identifichi, un po' inizi a renderti conto delle cose, e un po' c'hai l'umore così, e un po' c'hai, vieni restimolato da qua fuori, un'impressione, qualcosa, recupera un ricordo e ti sbatte in uno stato preciso. Capite cosa succede delle volte? Uno dice, ce l'ho con tutte le suore, come mai? Perché da bambino mi hanno messo in castigo tutto il pomeriggio dentro lo sgabuzzino. Che vogliamo fare? Adesso faccio un esempio, Però quanti di questi elementi, cose sparse lì nella nostra vita, noi non sappiamo neanche che continuano a essere restimolate là fuori da immagini qualsiasi. Che ci fai? Come ci metti mano a quel materiale lì? Capite perché vi parlo di ricapitolare la propria vita? È questo il concetto che noi troviamo in Don Juan quando dice cancellare la storia personale. Non vuol dire che te devi mettere come un batto, che ne so, come te cancelli la tua storia personale? Me la spieghi? Ma siete fantastici, ma riuscite a ragionare in termini più concreti, cioè in modo consistente, capite? Ero partito sui livelli. Il terzo livello è proprio quello lì, cioè Filippo ti sta spiegando qual è l'agguato più grande, che non è più nella concezione, negli assunti o come ti descrivi le cose, perché tu, a furia di ascoltare me, hai iniziato a descrivertele magari in una maniera più coerente e sensata, ma quelle parole che tu usi per descriverti le cose stanno ancora indicando cose che non hanno nessuna consistenza. Ti stai fottendo due volte. Riesco a farmi capire? Perché finché all'inizio per te la febbre vuol dire quello, ed è una pensata, a furia di sentire la febbre è sto ristrutturando, ma dov'è il collegamento con la realtà? Dov'è l'esperienza consistente? È lì l'inganno, che bisogna stare attenti dopo un po' che si inizia a imparare un linguaggio nuovo, che bisogna riuscire a collegarle le cose con un'esperienza reale. E lì, per poterlo fare, tu devi avere un grado di attenzione sull'istante, perché devi rimettere a posto tutto il tuo vocabolario, comprese, ma è quello che io poi tra l'altro cerco di fare tutte le volte quando vi spiego le cose. La ragione per cui ve le spiego è perché l'intento è quello di mettervi in collegamento con l'esperienza. Da dove siamo partiti? Perché ho iniziato questo discorso?
dalla preghiera, dalla parola preghiera. Perché qua sicuramente, allora io ho detto, per il mondo e la gente comune la preghiera per lo più è una litania. Qua ci sono persone che hanno una bellissima descrizione concettuale di preghiera che supera dal punto di vista della concezione l'idea di preghiera come litania, ma non la collega un cazzo. E dov'è la dimostrazione lampante? Che finito il lavoro stavate a fare casino. Se solo lontanamente la vostra concezione di preghiera più evoluta, mettiamola così, dal punto di vista del pensiero, mi state seguendo quello che voglio dire, fosse corrisposta a un'esperienza consistente, voi il casino non lo facevate. Quindi, capite? Terzo livello d'agguato è quello lì. E che è ovvio, adesso ve lo posso spiegare. Prima era inutile che ve lo spiegavo. Perché? Perché prima non c'erano gli assunti. Adesso degli assunti sono passati, ma quegli assunti li dobbiamo collegare. Non c'è niente da fare, prima o poi siete costretti a fare qualcosa di estremamente pratico. Per quello io godo troppo da quando abbiamo iniziato a fare questa cosa, perché siete costretti a stare attenti, perché per riuscire a fare un cazzo di movimento completamente sconnesso siete costretti a stare attenti e dovete fare un cazzo di sforzo che nella vostra vita non siete più abituati a fare. Il punto non è imparare a ballare e diventare dei ballerini, ma il punto è che state addestrandovi a fare uno sforzo di cui non siete più padroni. Non siete più disposti a farlo, e quello sforzo lì è lo stesso. Quindi la stessa intensità con cui vi dovete sforzare a fare quello diventerà quell'abilità, e quindi quella quantità di sforzo necessario a farvi collegare una cazzo di parola a un'esperienza consistente, perché vi limitate a quello che vi dico e quindi siete dei creduloni. Se io ti do una spiegazione di coscienza, tu devi provare a fare il tuo lavoro di collegamento al concetto di coscienza. Se parliamo di preghiera, la domanda prima è stata fantastico, scusa, quale tipo di energia si sta spostando? Basta, io già mi ero preso e se eravamo al 15° piano mi ero buttato di su. Ma come? Sono anni che vi dico che cambiate, perché no, questa cosa non accade? Perché non collegate, non collegate le parole, state attenti perché state ampliando solo il vostro glossario, ma qua non vi siete ancora trasferiti, fate bene. E l'esodo è, come lo spiega l'esodo? Guarda che bastardi che, essendo l'epoca dell'esodo, che ti fanno un film di merda sull'esodo, tutto materialista al 100%. L'esodo vuol dire questa transizione mentale ed è faticoso, c'è da penare, c'è da mettere sforzo e ci vuole la volontà di uscire da una condizione di schiavitù. E la schiavitù è questa induzione, la vuoi capire o no? Sei è indotto e tu non puoi farlo perché te lo dico io. Ci deve essere qualcosa che... Minchia, ogni tanto tu senti quello che ti comincia a... Tutti i muscoli ti vanno in tutte le direzioni perché di via. Hai bisogno di farti spazio qua dentro. Perché te l'hanno tolto. La sensazione che hai è che non hai spazio qua dentro. Si comincia a ingrandire e dici, minchia, ma qua non c'è spazio. Mi scusi, si può spostare un po'. Devi farti. E questo qui è un bisogno, non te lo può far venire nessuno. Ce l'hai o non ce l'hai? Se non ce l'hai, ancora hai che patire. Se non ce l'hai, avrai ancora di che patire, fino a quando arriverai a un punto in cui non ne puoi più. Ma non ne puoi più per disperazione, perché sei esasperato, ma perché inizi a capire, dici, cazzo, no, ma non è possibile che tutto qua, voglio spazio, cominci, ti apri pure la fronte, capisci? Dici, no, il cranio più grande, secondo me sono nati così i giganti.
certo punto il tizio era dentro di... e si allungavano le mani, si gonfiava la testa, fum, e sono arrivati i giganti. Tocca fa spazio qua. Vi leggo una cosa che mi è capitata per sbaglio. Tu parlavi dei sette, la matrice dei sette. Racconti di Belzebù a suo nipote. Capito. Opa di me. L'arte. No, è perché sono diverse. Sono diverse versioni. Il capitolo è l'arte. Quando parla dell'arte. La pagina è 402 di questa versione, ma il capitolo è l'arte. A un certo punto dice: le ultime sette funzioni di vibrazione, centri di gravità del raggio bianco, portavano allora a Babilonia, come del resto anche oggi fra gli esseri attuali di laggiù i seguenti nomi: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. E ora ascolta, in qual modo i sapienti annoverati nel gruppo dei pittori, utilizzando legittime inesattezze della grande legge cosmica che si chiama legge del sette, annoveravano diverse informazioni utili e frammenti del sapere che avevano acquisito per mezzo di combinazioni dei sette colori distinti e dalla tonalità secondarie derivate. Riuscite a capire quello che sta dicendo questo signore? Sì, noi lo faremo, però non è spiegabile. E io lo scrivo lo stesso. È interessante quando dice annoveravano diverse informazioni utili e frammenti del sapere. C'è ancora persone che credono che i chakra hanno veramente quei colori lì. Sono informazioni e conoscenza annoverate al colore e la forma e tutto il resto. C'era un'altra parte che avevo segnato. Vediamo come lo trovo. Porta. Ah, eccolo qua. Guarda che l'ho trovato. Le scrivo, poi ci ragioniamo sopra. Leggo che faccio prima. Mi serviva scritto, però fa niente. La prossima volta imparo a segnarmelo qui. Questa qui è una cosa che compare a un certo punto nel capitolo Legamonismo del Santissimo Askyata Sheimash, dove dice: nel marmo era scolpita un'iscrizione che parlava dei sacri impulsi esserici
chiamati Fede, Amore e Speranza, e che diceva così: la fede della coscienza è libertà, la fede del sentimento è debolezza, la fede del corpo è stupidità. L'amore della coscienza evoca l'eguale, l'amore del sentimento evoca il contrario, l'amore del corpo dipende dal tipo e dalla polarità. La speranza della coscienza è forza, la speranza del sentimento è schiavitù, la speranza del corpo è malattia. E qui secondo me c'è un errore. Pagina 311, c'è un errore del trascrittore, perché usa la parola sentimento e invece la parola giusta qui è emozione. D'altronde, quando si traduce, quello è il problema, che si vanno perse delle cose. Cosa c'entra questo con tutto quello che ho detto fino adesso? Allora, si capisce che qualunque sia l'argomento, amore, speranza o fede, quello che troviamo come elemento comune è sempre coscienza, emozione, corpo fisico. Questo viene riferito su tutti e tre le situazioni. Qua possiamo anche metterci centro istintivo. Carino quello della speranza, vabbè, lo recuperiamo dopo. L'induzione alla quale siamo stati sottoposti fa sì che per lo più noi non percepiamo più questi impulsi a questo livello. E dobbiamo capire, se tu sei un'onda, ed è una metafora, è ovvio che qua c'è il corpo, qua c'è il sentimento, c'è questa cosa dell'emozione, e a un certo punto qua c'è la stanghetta della coscienza. Quindi non esiste la coscienza, è all'interno di una scala, sto misurando gli stati che tu assumi. Il lavoro che questa induzione alla quale siamo stati tutti più o meno sottoposti ha fatto sì che per lo più ognuno di noi si stabilizzasse oscillando per lo più all'interno di emozione e corpo. Emozione e corpo. Niente a che vedere con quella però capite, occhio gente, coscienza. Riesco a farvi capire che coscienza, cioè, mi è utile per fare un passo avanti in termini di idea e descrizione delle cose e dire che la coscienza è, mi rendo conto. Dov'è l'esperienza? Domanda. Mi rendo conto, ma tu ti ricordi come ti senti quando ti rendi conto? Ce l'avete il ricordo del sapore psicologico, usiamo questo termine terrificante, di come stai quando capisci qualcosa, quando ti rendi conto? Sei in grado di rievocarla, quella cosa? Se no, devi addestrarti. Perché se vuoi contattare la coscienza o risvegliare la coscienza, come viene detto, capito? Io mi schianascio da ridere. Fine settimana, corso di risveglio della coscienza. 380 euro. Corriador. Piuttosto vattene alla corrida. Guarda, vai a Pamplona. Vuoi un consiglio? Quanto ti costa un viaggio a Pamplona? Quanto vi costerà un volo a Pamplona? 30 euro? Sì, dai, comprato con Easy Dream lì, per aria così. Fai un bel viaggio, l'albergo ti costa un cazzo, poi ti mettiti in una bella bettola. Vai a Pamplona, ti metti in una bettola, vai il giorno che fanno quella cosa lì della corsa coi tori,
e mettiti insieme ai cretini che si mettono la fascia rossa lì e aspetta che arriva il tuo. Spendi di meno di 3,80, ti fai un fine settimana secondo me più carino. Beh, puoi andare, vai, fai parti sabato mattina, a domenica ritorni. Quindi non c'è neanche il limite proprio di dire no, ma lunedì devo tornare al lavoro. Prendi il volo al venerdì, la domenica mattina te giochi tutto, perché il toro te piglia e diventi più veloce. La domenica alla sera puoi pure decidere di fare il viaggio di ritorno eventualmente dovessi sopravvivere. Ti costerà meno di 380 euro, ma stai sicuro che lì te svegli. Ma garantito, ma proprio così. Se no, che ne so, no, non te lo dico. Se no vieni un mercoledì, ti punto una carabina in mezzo. Ma non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. Riesco a farmi capire. Svegliarsi è una questione di percezione, di rendersi conto di quel cavolo che sta succedendo. Il torpore generale è veramente il, so come dire, questo mantello addosso, è come andare in giro con questo mantello, capisci, prima tutto questo bisogno di fare spazio, questo mantello, ed è un mantello emotivo questo qui, è una pesantezza generale, ve l'ho già detto altre volte, questa storia della, com'è che la chiamano, austerità, l'austerity è tutta psicologica. È tutta psicologica. Quando inizi a farti spazio, non ti preoccupare. Perché a te, e quando parlo di te mi sto riferendo a questa parte qua, ciò che più interessa di tutto è vivere. Vivere. Essere vivo. Quella insoddisfazione di fondo viene dal fatto che tu, che te ne renda conto meno, e come fai a rendertene conto? Quando te ne rendi conto? Quando oscilli un po' di più, capisci? Riesco a farvi capire di che cosa sto, cioè tutta la sera io sto cercando solo di riuscire a comunicarvi di che qual è il soggetto dei nostri studi, che ha una sua intrinseca integrità. Non la percepisci e non ce l'hai chiara solo perché oscilli, ma sei sempre tu quello che oscilla. Non puoi cercare capri espiatori, né con prendertela con l'ego, né te la puoi prendere col condizionamento. Te la puoi, anzi, se smetti di prendertela e provi a vedere di capirci qualcosa di più, ogni volta che capisci fai un'esperienza diversa. Ma sei sempre tu quello. E quindi quando capisci, capisci quando sei in un picco, inizi a perdere comprensione quando stai tornando in queste cose qua. E te lo dice, capito perché il tizio lì parla degli impulsi, i tre impulsi, ma non è il sentimento, la coscienza e il corpo, i tre impulsi. I tre impulsi sono la fede, l'amore e la speranza. Sono impulsi vitali legati alla vita. Gli impulsi possono oscillare tra emozione e corpo e il punto è farli andare nella direzione della coscienza. Ma la capiamo la chiave? È il senso di libertà. E quello è uno. Per quanto riguarda l'amore, che cosa dice? Il simile. La speranza è forza. Ti sta anche dicendo come fare a riconoscerlo quando stai oscillando basso. Ma che retta gli vuoi dare? O meglio, che retta ti stai dando? Cioè, ma come fai a prenderti sul serio quando per te l'emozione diventa, cioè la fede dal punto di vista emotivo è poi di fondo una debolezza? Come fai a prenderti sul serio? Semmai cercherai di
riuscire a trovare il modo di accelerare il tuo vortice e oscillare a un livello di maggior chiarezza. Ma sei sempre tu, sei tu che decidi dove vuoi stare. Se vuoi continuare a rotolarti nel fango o provare a vedere di alzarti e pulirti, allora lì capisci tutte le azioni, cosa vuol dire ripulire l'emozionale, cosa vuol dire ripulire la mente, perché leggere per diventare intelligenti. La lettura è un'ispirazione. Dylan Dog che cosa nutre? Capisci? Cioè, ma stervalutazioni, ma non è per fare della morale, è così, è tecnico. Cazzo, è come funzionano le influenze. Dylan Dog, che è un'induzione, che cosa sta nutrendo? È il corpo, il sentimento o la coscienza? Cosa sta nutrendo? Capisci? È molto semplice. È più difficile sulle cose che stanno un po' qua borderline, perché dipende un po' da te. Mi sto riferendo sempre alla solita roba di New Age. È per quello che vi ho aggiunto stasera l'elemento del dire la parola. Perché voglio che tu te leggi un libro di quello lì, com'è che lasciamo stare i nomi? Quello, il potere di adesso, e ti infarcisci la testa di cazzate sulla presenza e non colleghi la parola presenza con un'esperienza. Capite? Cioè, questi sono schemi. Io faccio le montagne russe qua, ma sei te che vai avanti e indietro dentro le montagne russe. Già il fatto che ti inizi a render conto di quello è un bel passo avanti. Quando cominci ad avere un'apertura di un certo tipo, cerca di ricordartelo. Impari piano piano a collegarla con la cosa. Ve l'ho già spiegato prima. La preghiera, se avete colto, chi se lo dimentica più quel sapore lì? Certo che a furia di sperimentarlo diventa sempre più chiaro. Lo vedi che alla fine poi è tutta una questione di farne un qualche tipo di esperienza diretta. La coscienza non è una cagata aleatoria, è stare dentro le cose. Qua è bellissimo, per esempio sulla speranza, la parte che dice sulla speranza è Morfeo sul tetto. Dice, la speranza, quando stai vibrando in questa cosa, è forza. Quando stai vibrando nell'emotività, è... No, non è emotivo, com'è che lo chiama? Sì, sì, invece sì. Dov'è? È schiavitù? Nel corpo è malattia. Riuscite a vederle? È sempre la stessa cosa, a seconda di dove stai te oscillando, la intenterai in un modo piuttosto che in un altro. Ma non la intendi intellettualmente. Bypassa il pensiero. È lì il problema, bypassa il pensiero e l'impressione che non viene filtrata e arriva direttamente sul piano istintivo. Riesco a farmi capire? Qui c'è tutta quella roba lì, lo scetticismo, che è la speranza col dubbio. E scetticismo è mentale. È una debolezza quella. Quando c'è paura, che ti dice? Scetticismo, dubbi, paure. Ti sta facendo notare una precisa fascia di frequenza, che è questa qua. Mi seguite? E infatti io cosa fa? Sgombra la tua mente. Infatti, che fa? Casca di sotto. Non ti basta sgombrare la mente. Viene un momento in cui continuare ad acquisire assunti di un certo tipo, se non riesci a farci un lavoro, te caschi dal palazzo. Dubbio, scetticismo, paure. Ma a un certo punto deve esserci qualcos'altro che ti fa fare un collegamento con un'esperienza. Però ripeto, guardate che... E poi la chiudiamo qua stasera.
Per la maggior parte l'esperienza, cioè quella consistenza, l'avete già fatta, non la collegate con le parole. E quindi lo sforzo che dovete provare a fare è quello di collegare le parole che normalmente utilizzate con l'esperienza. Perché faccio apposta e ti faccio la domanda, che cos'è la coscienza? E tu che cosa mi stai dando? Chi ha risposto? Che cosa mi ha dato? Sì, una risposta intellettuale, puramente intellettuale. Non c'era nessuna carica esperienziale in quelle parole. Io dico una cosa, ma dietro c'è il trasporto perché l'ho collegata la parola a una esperienza. Che vuol dire? Vuol dire che sto vibrando lì, cioè sto vibrando sul piano della coscienza. Sto usando uno schema, stasera vado esattamente perché voglio superare tutti gli schemi, ma non ci riesco. Comunque, sono sul piano della coscienza. La stessa parola, capite? La stessa parola, la fede per la coscienza e libertà, per l'emozione diventa debolezza, per il corpo è stupidità. È la stessa cosa, ma se, dove tu sei posizionato, quello sarà il valore che avrà la parola. Riesco a farmi capire? E quindi dov'è il problema? Che mi avete delegato. Mi avete delegato un lavoro che spetta a voi. Quello di prendere quella parola e portarla a collegarsi con qualcosa che ha a che fare con un'esperienza vostra. Avete assunto quello che vi ho detto. Che cos'è la coscienza? Una possibilità. E quando io domando che cos'è la coscienza, è una possibilità. Dipende dall'energia di cui si dispone. Che cos'è la coscienza? È quando mi rendo conto. E chi te l'ha detto? Io. E allora, dov'è il lavoro? Dove è stato fatto il lavoro? Questo è il mio tema. Non puoi copiare. Ragazzi, non è a scuola che fai il copiato del tema e per passare l'esame. È il tuo tema. Poi magari le parole diventano le stesse. Però è il tuo tema ed è sei te che devi riuscire a collegare la parola all'esperienza, perché la coscienza è come lo è il sentimento, l'emozione, come lo è il corpo, come inteso qua il corpo qua dentro, altro non è che un piano di esperienza. L'emozione la conoscete, il corpo lo conoscete, la coscienza non la collegate, non è che non la conoscete, non la collegate. Si capisce? Quello è lo sforzo, Quello lì è lo sforzo, vuol dire, ma ti deve venire spontaneo. Io non lo so, se sono in giro e mi trovo a descrivermi delle cose o guardare delle cose o ragionare su delle cose, quando prendo in mano la parola, quella parola per me diventa cardinale farla corrispondere con qualcosa che ha una consistenza. Non riesco a farmi scappare la parola e assumerla per quella che è. Puoi iniziare questo lavoro passando dalla ricerca dell'etimo, ma dopo deve andare oltre. E io questo ve l'avevo già detto quando avevo parlato dell'etimologia. Io ve l'ho detto, cioè per me, che arrivate al mercoledì e il fatto di ascoltarmi a me vi fa stare belli, sereni e tranquilli e tornate alle vostre attività di tutti i giorni, ogni settimana più rinnovati, sono contento. Però se volete sapere di che cosa si tratta, in che cosa consiste un lavoro, come vi deve essere inteso, il lavoro è questa roba qua che vi dico. Ed è uno sforzo continuo di studio, di applicazione, di abnegazione. Non c'è solo, capisci, la pratica non è solo pratico la roba, cioè sì, quello sì, perché fa un tipo di addestramento, sviluppo un certo organo usando uno schema. Per quello è troppo interessante a un certo punto del percorso di una persona provare a insegnare ad altri, perché quando stai dando spiegazioni agli altri vedi che la parola che stai usando non si collega,
E allora dovrai fare lo sforzo di collegare la parola. Si capisce? Quello lì è il meccanismo. Però non è che uno c'ha bisogno di aspettare di mettersi per forza a insegnare a qualcuno, perché sennò tra un po' che fate? I testimoni di Geova, gli scassate i coglioni a quello della scrivania di fronte alla vostra domani mattina, perché no, siccome devo fare esercizio, adesso mi ascolti perché ti spiego il fatto. Non so se riesco a farmi capire, perché non sono sicuro che è la stessa stato di necessità. Perché qua ognuno è fatto a modo suo e ha le sue cose. Il mio personale stato di necessità, quindi io di quello posso parlare, quello che conosco, non quello che non conosco. Per me è spontaneo, non so come dire, è spontaneo, naturale, è uno stato di necessità naturale che se sto utilizzando delle parole spontaneamente tenderò ad andare a capire, mi stoppo. E lo vedete quando parlo, cioè se sto usando la parola speranza e a un certo punto mentre la sto usando mi accorgo che non sto comunicando un'esperienza, ma sto comunicando un concetto, devo andare a lavorarlo, inizio ad aprire il termine prima col ragionamento, per poi riuscire a collegarlo con qualcosa di reale. E questa roba qua, guarda che la puoi fare, che cos'è la speranza? Che cos'è la speranza? Visto come rimani così? E allora me lo spieghi tutte le volte che hai usato la parola speranza, che cazzo volevi comunicargli alle persone? Di che stavi parlando? Speriamo che me la cavo. Che è la speranza? Quello che dice l'architetto, la quinta essenziale, la quinta essenza dell'uomo, la vostra debolezza è la massima essenza del vostro potere, della vostra forza. E te credo, se è per la coscienza è forza. Ma tu l'hai capito cos'è la speranza? Speriamo di realizzare Zion. Non la faremo mai. Vi sto facendo sentire qual è lo stato d'animo a questo livello qua, del sentimento del corpo, del sentimento, mettiamolo così. Speriamo di realizzare Zion. Hai già fatto una prigione, schiavitù. Non è speriamo di realizzare, è io la vedo. Quando la vedo, vedo un mondo diverso. Che c'è materialmente o no, io lo vedo. Questa è una forza. Per quello che la realizzi. Capisci cos'è la speranza? Non è una roba mollacchiona. Minchia, speriamo che a me non mi becca il fulmine. Certo. Non c'è l'aspettativa, perché a questo livello non esiste, non lo capisci neanche cos'è il significato dell'aspettativa. Ma questo è il mio tema, è il tuo, prendi la parola speranza, ti vai a cercare l'etimo e inizi a capire che cazzo vuol dire questa parola. Perché altrimenti la settimana prossima quando ti chiedo che cos'è la speranza tu mi risponderai la capacità di sognare. E io mi butto dal tredicesimo piano. Prima lo vado a cercare e poi mi butto. Tanto non mi schianto, perché ho la speranza di sopravvivere. E quindi mi spadascio, perché in quel senso ci vuole anche una certa convinzione. Bisogna sapere dove usare e dove non è ancora il momento di farlo. So se rendo un po' l'idea. Però quello è, capite? Non è in proiezione, questo è parlando di questo. È l'amore, anche lì, che cos'è? Che cos'è l'amore? Non ricordate quello. Inizio la Capossella. Manca dirlo la fede. È certo che è debolezza, le persone hanno paura. Perché? Come la capisci questa? Che la fede per l'emozione e il sentimento è debolezza.
Devi sostituire la parola sentimento con la paura. Paura di morire. E sbrogli l'enigma. Si capisce? Ma io sto solo facendo degli esempi. Ce l'hai un'idea quanto c'hai da fare tutto il giorno? Cioè, non è che se ti licenzi non c'hai per di... cioè, c'hai tutto il tempo pieno, eh? Questa è scuola a tempo pieno. Adesso noi facciamo, ripeto, le serali. Dai, bello, eh? Però... vediamo anche di coglierti gli aspetti. Visto che c'è anche tutta questa diversità, disomogeneità, di interessi, è ovvio che poi dopo uno deve anche parlare a chi ha voglia di mettersi sotto torchio a lavorare un po', perché di lavoro ce n'è, se non l'avevi capito. E non finisce mai, e non può essere, vedi, è questo, è un'altra cosa. Subito lo collego, perché finisco di dire una roba e capisco che manca un pezzo. Perché purtroppo è il limite della comunicazione che noi utilizziamo, cioè quella di parlare, come ho appena finito di dire, c'è chi è che ha voglia di fare, c'hai della roba da fare, ma so io che te lo sto dicendo a te, ma io non te lo dovrei dire, non so se si capisce, io a te non te lo dovrei dire, cioè tu dovresti, dovrebbe essere un problema tuo, con cui ti svegli la mattina un cruccio di dire, puttana, ma come cazzo hai messo questo? Capisci? È la scuola serale, quando faccio una battuta, però è abbastanza quello, cioè come dire, dai bello, dai, dai che c'è altro, su, ce la facciamo, accorgerti, ma in realtà tu dovresti essere già una specie di mandingo che se sveglia la mattina e dici, puttana, oh, quanto mi rimane ancora? 75 anni, 3 secondi e un'ora netta, qua, non ho ancora capito un cazzo, diamoci da fare, vediamo cosa c'è da leggere, cosa c'è da imparare, cosa c'è da capire, da guardare, in che cosa mi sto continuando a identificare, sto impelagato tutti i giorni sempre nelle stesse cose, ma vaffanculo, via, spazio, pulizia, mi devo fare spazio, c'ho dell'altro da fare, che non sempre la stessa roba lì, poi dopo ripeto, ognuno ha gradi e vincoli diversi, però voglio dire, come dice il buon Morfeo, alcune regole possono essere eluse, altre infrante. Se non riesci a infrangere, eludi. Vedi un po' come devi fare e guadagni spazio. Guadagni spazio, guadagni tempo. Vedi che cosa mangia, ti sta mangiando il tempo. Riesco a farmi capire. Qua le parole sono quelle. Tempo. Abbiamo bisogno di tempo. Perché le azioni, il lavoro... si produce nel tempo e serve una costanza nel farlo. E anche lì c'è il trucco, l'ho detto tante volte, questo era proprio, è il trucco, quello che suona, e il musicista lo sa come si fotte questa cosa. Il tempo che può, l'importante, il più a lungo protratto. Cioè, il segmento, il frammento quotidiano, ma reiterato, il più a lungo possibile. Non è oggi studio tutto il giorno, mi spacco le dita fino ad arrivare a entrare in svalutazione e dopo, cioè, mi faranno pure male i polsi, mi viene la colla perché vado in risoluzione e quindi poi dopo si indurisce ancora di più e suonerai, dopo un po' ti vengono i crampi, oppure quanto posso? Un'ora, un'ora e mezza, un'ora e mezza, tutti, anzi 20 minuti tutti i giorni, però 20 minuti tutti i giorni. Quello, reiterato nel tempo, produce dei risultati. 24 ore per una settimana e mezza di fila e poi mollo tutto, non serve a un cazzo. Ed è lì l'importanza, quindi, del concetto del ricordo. Mi ricordo, mi devo ricordare, siccome ci vuole tempo per produrla quella cosa, mi devo ricordare perché l'ho iniziata, se no dopo un po' me lo sono dimenticato.
standard. Questo? Bene, analogia e corrispondenza. Uno inizia a suonare uno strumento perché? Perché vuole fare l'artista famoso, i concerti, no, perché gli piace. Come lo scegli tu uno strumento musicale? E ti fai i conti? Non so, capisci? Cioè, cosa fai lì? Dici, beh, vabbè, vado nelle note, entra, come fa uno? Entra in un negozio e dice, vabbè, la chitarra, chitarra Van Halen, sì, potrei fare. Basso? Basso, Marco, batteria? Chi è il più po' famoso? Ah, cantante, devo fare il cantante, per quello ci sono tanti cantanti. Perché la gente si avvicina alla musica per vanità, non per piacere. E quindi è pieno di cantanti, perché alla fine tutti vogliono fare il frontman. Capisci? Adesso, a parte le battute per sminuire un po' la faccenda. Però il gioco è quello, te non lo sai, ti piace quello, non lo sai neanche perché ti piace. Te lo accatti e te lo inizi a suonare. Ci metti un mare di tempo per imparare a suonarlo. Il problema è che intanto in quel tempo lì si va a diluire piano piano quel sapore iniziale che ti ha fatto venire la passione di iniziare a studiare quello strumento. E se non fai un lavoro di rivitalizzazione del ricordo, dopo un po' che succede? Che hai perso la Trebisonda, inizia a suonare, è uguale, ragazzi, è come la politica. Ve l'ho spiegato tante volte, come funziona un partito? Il partito politico serve perché? Allora, cosa c'è? C'è una esigenza sociale. Quell'esigenza sociale per poter, quindi un'istanza, per poter essere ascoltata e quindi tradursi in un cambiamento nella società, per come è strutturata il nostro paese, serve un partito che porta al Parlamento e nel Parlamento quell'istanza viene vagliata e si vede di realizzare quella legge opportuna che risolva il problema. Si capisce? Dopo un po', quindi partenza precisa, dopo un po', siccome il partito è lo strumento che ti permette di portare l'istanza in Parlamento, dopo un po' ti dimentichi delle istanze e ti cominci a preoccupare solo del fatto di far sopravvivere il partito. Il tuo scopo non è più portare le istanze in Parlamento, ma è far sopravvivere il partito. Finito. Le tue, all'inizio inizi per passione, poi dopo un po' ti dimentichi e inizi a suonare per essere famoso, per guadagnare soldi, per fare... Ma non avevi iniziato mica per quello, te ne fregava un cazzo se guadagnavi o non guadagnavi. E poi lo fai diventare una professione, diventa uno squallore. Non ti piace più neanche da fare. Sei come il metalmente... Ma guarda caso strano, come mai? Vedi che andiamo a cadere sempre nella stessa cosa. Quando vieni indotto a trasformare, tu, siamo dei remini, al contrario, io ve l'ho detto, quello che tocchiamo la trasformiamo in merda, dobbiamo ritornare a toccare le cose e farle diventare oro, l'oro della coscienza, capite l'oro, il significato dell'oro, il remida, e per trasformare le cose in oro dobbiamo riappropriarci della passione, perché la passione vibra qua, è qua. Capito cos'è la coscienza? Guarda quante descrizioni della stessa cosa. Passione. La passione è coscienza. Quella roba lì. Progetto Zen. Paro paro. Se uno si dimentica che è uno strumento e a un certo punto diventa l'obiettivo, è finita. È finita. L'obiettivo non è il progetto zaino, l'obiettivo è la rivoluzione. È diventare qualcos'altro. Capisci perché poi a un certo punto tutti dicono, io se ti do 300 euro posso entrare a zaino. Ma che cazzo, ma entra dove te pare, ma a me che cazzo me ne frega. Tanto non ci arrivi lo stesso, capisci? Puoi passare le porte di tutto quello che ti pare a te, ma se dentro di te non bolle il sangue della rivoluzione, te, Zion, la vedi, ma non la vedi. È facilissimo da capire.
riesco a farmi capire. E tutte le cose funzionano così, perché purtroppo siamo indotti, ripeto, a trasformare la roba in merda. Quindi ce l'hai un'idea, ma quanto tempo ci hai messo a diventare sta specie di remida al contrario? 21 anni almeno, l'età responsabile. E tu mo, in mezza giornata, vuoi diventare una specie di fenomeno? Tanto più, e poi qua ce ne andiamo a casa, che quando arriva l'onda per fare di te un surfista, che fai? Ti lamenti e spacchi i coglioni. Ma come? È lì, è come? Vai nel negozio, te compri sta tavola da surf che te la metti sotto il braccio, arrivi lì, perché? Perché vuoi viaggiare liscio. Riesco a farmi capire cosa intendo dire surfista? L'onda è l'onda emotiva. Quando le situazioni della vita, quindi la DHS, dove è finito? Qua, aumenta il tono conflittuale, ma è lì che si inizia a vedere se tu sai surfare oppure no. E se non sai surfare, l'onda emotiva ti travolgerà. Di che cazzo ti lamenti? Prendi la tua tavola e aspetti l'onda prossima. Quello è perché ti viene facile, perché vuoi fare surfista. E qui non riesci a capirla l'analogia. È paro paro. Tutte le volte che la vita vi riserva delle amarezze, sono falsità quando le leggi in quel modo. Non sono amarezze, sono onde. O surfista, stai surfando o ti pigli per il culo? Perché c'è anche quello, eh? Io mi ricordo quando andavo a Tarifa, che è un posto che sta lì sullo stretto di Gibilterra, dove si ritrovano tutti i windsurfers del mondo. C'è anche quello che gira sulla spiaggia vestito da surfista. Ma non surferà mai in vita sua. È vestito da surfista, con la tavola sotto, lucida, precisa, perfetta, con gli adesivi, sponsorizzato. Quello è il massimo che gli vedrai fare, è l'ondicella sul bagnasciuga, quando tira il vento, mare forza 9, quello la tavola col cazzo che lo vedi. Si capisce? Devi capire se stai facendo finta o no. E non è questione, non lo decidi tu, eh? Lo decide quell'altra parte lì che sei sempre te, ma che purtroppo, e quindi, e qua finisco, capite la necessità. Così capisci che cavolo voleva dire questo Gurdjieff, perché sennò qua ragazzi, mamma mia, io lì, quando ti dice identificato, individuare la capacità di riuscire a capire che sei identificato ti serve a te per eludere, sottrarti da quella influenza, per accorgerti che te, cazzo, volevi fare il surfista. Se non ti disidentifichi, ma devi capirlo cosa vuol dire disidentificarsi, quindi delle volte io non mi accorgo neanche che sono identificato, però un po' lo puoi accorgertene, perché degli elementi te li ho dati. Secondo te, quando oscilli tra l'emotivo, il corpo fisico e tutte le tue cazzate, sarà che sei identificato o sei sveglio? Identificato. Sei in grado di riconoscere il tuo umore? Sei in grado di riconoscere un'onda emotiva? Secondo te ti devi dare retta quando sei sotto un'onda emotiva? No, devi, anzi, cerca di muovere la svelta, la tavola, e vedi come impari a cavalcare. Ma io non ci riesco, perché poi è formidabile, io già lo so, tutta la settimana poi mi scriveranno, ma come faccio io a controllare l'onda emotiva? Non la puoi controllare, ti deve travolgere, fino a quando inizi a capire come farlo. Hai mai provato veramente a prendere e fare qualcosa in vita tua? Qualcosa di impegnativo? Lo sport in certe cose è interessante proprio per quello. Perché quando ti impegni a fare quella cosa, capisci cosa significa quello che ti dico. Cioè, ci sono delle robe che non possono essere trasmesse. Inizi a scoprirle perché ti cimenti. E ognuno ha dopo viene la sua abilità, sta in quello poi. Per quello che ci sono poi, capisci, artisti e artisti, e sportivi e sportivi, e qualità differenti. Perché funziona così. Ma d'altronde è uguale là fuori, ci sono stelle e stelle, e ci sono pianeti e pianeti. È paro paro, identico.
bisogna riuscire a cimentarsi. Uno si mette lì e fa, ma a me non mi riede, vabbè, cioè, ditemelo che era l'asilo, e io rassegno un attimo. Altro che a scuole serali, cioè, l'asilo, delle volte è tutto affrignato, no ragazzo, guarda, sei grande, cioè, sei grandicello, te l'hanno detto, sei grandicello, ti sei guardato l'ultima volta allo specchio, perché forse l'ultima volta che ti sei guardato ci avevi i denti da latte. Sei cresciuto, c'hai pure la barba, toccati, perché quella cosa lì che senti non è lana di roccia, ti è uscito il pelo. È un sintomo, capisci? Sei grandino, è il baffo lì, non è per finta, non è ovatta, è cresciuto proprio. Questo qua è il pomo, ti dice che c'hai un coso lì da utilizzare. Non come capite voi. Cazzo, appena uno è questi subito a vedere ste prese dove devono andare a infilare sta spina, eh? Ma guarda che siete formidabili. Io intendevo dire un altro utilizzo dell'energia, che tra l'altro collegandolo proprio alla laringe, che ha la sua utilità anche quello. E anche lì, come ti fa a fare l'alchimia? Che cazzo ne so? Provaci, mettiti. Le indicazioni le hai ricevute, il resto, oh, ragazzi, cioè, bisogna fare. Vabbè, buonanotte. Vi ricordo, 22 febbraio 9:30.